Ah, bene, ciao ragazzi. Questo video qua è un video così, abbastanza diverso dai soliti. È un unboxing, ma non si parla di videogiochi, bensì di una nuova videocamera. Eccola qui, è una Sony, nuova. Questa qua è stata regalata per il mio compleanno. Il modello, come vedete, è HDR-CX200E. Full HD. Full HD. Come vedete è ancora in cellofanata. Il prezzo di questa videocamera si aggira sui 300 euro. Un po' di sconto, sono riuscito a prenderla sui 260. Tra l'altro, questa confezione include numerosi extra che poi andremo a vedere. Andata la plastica. Qui c'è il sigillo Sony, ovviamente. Innanzitutto diciamo come mai ho deciso di prendere una videocamera. Non che la fotocamera, questa qua con la quale sto registrando il video, l'ultimo video perché poi li registrerò con la videocamera, non perché li facesse male, ma più che altro per un discorso di comodità prima di tutto, perché ovviamente, cioè apriamo, noi ci troviamo la cosa, la SD appiccicata proprio con lo scotch, cioè proprio porca puttana della serie, no? Incredibile, incredibile. Eccoci qua. Un SD da 4 giga, se mi mette a fuoco, non mette a fuoco, che vabbè, male non fa. Dicevo, per un discorso di comodità, sì, essendo sostanzialmente un bundle, troviamo, vabbè, questa qua è la custodia, archiviata Sony, va bene. Discorso di comodità, lo schermo girevole, la durata illimitata, diciamo, del video, con la fotocamera invece era limitato a 8 minuti, quindi qui c'è la fotocamera, ancora con fotocamera, la videocamera vera e propria. Alla fine del video, se riesco, appiccicherò un pezzo registrato con la videocamera stessa. Qua vediamo manualistica. Ok, non ci interessa più di tanto. Altra manualistica, non ci interessa più di tanto. Altra manualistica, non ci interessa più di tanto. Manualistica. Finalmente siamo arrivati a scoperchiare il fondo. Ci troviamo di fronte cavo alimentatore standard. L'altro pezzo dell'alimentatore con relativa carica particolare, questa qua deve essere proprietaria Sony, immagino. E qua un cavo con i tre spinotti colorati, penso sarà da appiccicare alla TV con un'uscita particolare, probabilmente per connettere la videocamera alla TV. Batteria, vabbè, non ho molto da dire, è una batteria. Altri cavi, questo è un cavo, questo è un HDMI. Questo probabilmente, allora, forse per collegarla alle TV. Non ne ho la più pallida idea. Secondo me con questo HDMI si collega alla TV HDMI. Con questo forse alle TV vecchie, ma mi pare strano. Altro cavo. Questa qua è una prolunga USB. USB. Boh. Mistero. E finalmente siamo giunti alla videocamera itself. Oh, eccola qua. Bella. Ah, cioè la batteria si aggancia qua dietro. Perfetto. Posizione particolare per piazzare una batteria. E mi vedete? Vedete nel riflesso con questa camicina abbastanza imbarazzante. E niente, non c'è molto da dire. Cavetto USB, tra l'altro agganciato per quello che ho capito per la ricarica tramite
tramite, mi ha detto il tizio, per la ricarica dall'auto, tipo dal posacenere, insomma, oppure per gli adattatori ricarica USB. Intanto togliamo questa roba che... Oh, porca! Guardate, perfetto, ha lasciato una bella roba schifosa di colla. Perfetto, brava Sony. Plimentoni, adesso dovrò andare lì con alcol o acetone per rimuoverla, porca troia. Niente, la batteria presuppongo vada così. Strano posto dove ficcare una batteria, eh. Ma porca miseria, qua spacco tutto in diretta. Ah, così. Boh, niente ragazzi, dai, qua si sta tirando per le lunghe. Tra l'altro non riesco a trovare il bottone di accensione. Questa la taglio poi. Close, open, photo, mode, Carl Zeiss. Obiettivo ad apertura manuale, niente. Niente ragazzi, non riesco ad accenderla, probabilmente, presumo io, ha la batteria completamente scarica. Se riesco vi faccio vedere alla fine di questo video un piccolo spezzone registrato con questa nuova videocamera.